ricordo, mi chiamò il dottor Nassi, che allora era insieme al presidente Mantovani il direttore sportivo, ma anche l'uomo di fiducia del presidente, il quale mi propose di arrivare alla Sampdoria, e che allora era in Serie B, ma era una società di Serie B che aveva delle grandi potenzialità. Già il presidente Mantovani aveva dichiarato ambizioni importanti, nell'ambiente si sapeva che era una società estremamente seria, con grandi potenzialità, per cui non ho avuto problemi ad accettare questa collocazione, anzi l'ho accettata con entusiasmo, e devo dire che non ne sono a tutt'oggi per niente pentito. Mi sono integrato bene nella città, è una città accogliente, apparentemente magari un po' distaccata, in realtà diciamo più riservata che non distaccata. E Genova invece come città mi affascina ancora, perché cioè è una città da scoprire, ogni volta c'è qualche cosa di nuovo, che ma esiste anche questo, chi lo sapeva, perché è una città molto bella in effetti. Io ho avuto momenti belli, altri meno belli, ma come spesso capita ad un portiere. Però quello che mi è rimasto del periodo di Genova è una sensazione di benessere, nel senso che quando ricordo Genova lo faccio col sorriso sulle labbra, quindi ricordo un momento piacevole della mia vita. Quindi evidentemente le cose belle sono superiori a quelle brutte. È veramente un bel ambiente, perché il presidente Mantovani aveva lavorato molto bene sul piano del tecnico per l'allestimento della squadra, e aveva però anche una presenza costante attraverso la presenza anche dei figli, che erano ragazzi giovani, e si capiva che stava nascendo qualche cosa di importante. Per cui noi tutti eravamo contenti di essere in questa squadra. E tra i compagni di squadra ricordo Zannone, ricordo Galdiolo, ricordo insomma tanti, Casagrande, insomma tanti giocatori di grande livello, ma era un periodo diciamo felice. Iniziamo molto bene con Ricomini allenatore, poi ci fu, tornati a Genova, una decina di giorni di tempo afosissimo, ci fu una decina di giorni di macchiaia. La squadra, che era in ottima condizione, precipitò sotto l'aspetto della condizione atletica e fece fatica a recuperare. E pagò naturalmente Ricomini, venne Olivieri, e piano piano la squadra si riprese, perché aveva potenzialità. Olivieri si dimostrò all'altezza della situazione, dovette rincorrere a lungo, però alla fine raggiunse l'obiettivo. Arrivarono Liam Brady, Trevor Francis, Mancini, insomma già si mettevano le basi per una squadra che era impostata non per soffrire, ma prendeva nei ruoli chiavi dei giovani che avrebbero poi sarebbero stati dei punti fermi per il futuro. Era evidente che la squadra sarebbe sempre migliorata, perché questa era la volontà del presidente. Era un presidente ambizioso che aveva grande volontà, e poi è riuscito in un'impresa che pochi, credo, sulla quale pochi avrebbero scommesso. Quindi questo va ancora a maggior merito. La Sampdoria è stata una grande squadra, lo è anche oggi, ma voglio dire, a quel livello la Sampdoria era una squadra che si barcamenava tra la Serie A e la Serie B con grande dignità, ma non è mai stato un top team. Insomma. Beh, in quel livello arrivare ad essere un top team, a vincere con la Juventus, con l'Inter, con il Milan, insomma, sono stati bravi davvero. Io vivo in Romagna, dove ci sono pochi tifosi della Samp, ogni tanto però mi capita di incontrarne qualcuno, ed è bello ricordare i tempi passati e soprattutto quella Sampdoria, perché effettivamente oggi la Sampdoria ha una grande squadra oggettivamente, ma quella aveva qualche cosa di irripetibile.